Mi innamorai di mio marito appena 17enne, perché era un uomo straordinariamente intelligente, colto, educato e pieno di passione, civile e politica, per cui lo seguì nelle sue varie iniziative, fra cui la casa editrice Ital Press, che aveva fondato in parte per sopperire alla vita, per vivere, ma in parte anche con lo scopo di stampare libri per acculturare la classe più povera, perché affermava sempre appunto che la cultura è la base per liberarsi dalle prevenzioni e da chi ci sfrutta. Mio compagno si chiamava Germinale Concordia, Germinale in onore di Germina di Zola, dalla madre libertaria, e nome da partigiano era detto Michele, nome che poi si è trascinato per tutta la vita, era conosciuto come Michele Concordia poi. E lui operò, io vado nei ricordi perché io allora ero una bambina, non lo conoscevo, cominciò a fare attività politica clandestina, abbandonando anche il posto di lavoro di dirigente alla Caser di Pavia, nella Lomellina e nella provincia di Pavia. Poi in seguito, facendo varie azioni di vario tipo, creando tutta una rete di cose, per cui nacquero le brigate Bruzzi e Malatesta. E questa sua attività politica poi si diramò, arrivò anche a Milano, dove c'erano i contatti anche principali con i vari capi della Resistenza e i vari partiti, sia del Partito Comunista, che era forse il più organizzato, e poi successivamente col Partito Socialista, rappresentato da Corrado Bonfantini, grande animatore. Durante il periodo clandestino, nella rete di compagni che conobbe e che riuscì ad attirare nella lotta contro i nazifascisti, ci fu il compagno Antonio Pietro Paolo, che divenne il suo vicecomandante per le Brigate Abruzzi, e il compagno Mario Perelli, che divenne vicecomandante della Brigata Malatesta. Con questi fecero varie azioni appunto nella zona della Lomellina, e so che fecero anche molte azioni a Milano, distribuendo anche materiale, quel poco materiale, volantini, fogli di giornale su cui si scrivevano i propri pensieri e incitamento alla insurrezione e alla rivolta contro i tedeschi e contro i fascisti. Fra i tanti episodi che mi raccontò parecchie volte, che mi sono rimasti impressi nella mente, anche perché conoscevo il suo braccio destro Armando Rossi Racani, fu la creazione di un gruppo ristretto di 7-8 fra i suoi partigiani più coraggiosi e più audaci, che fu chiamato Volante Rossa, perché non ci fu solo una Volante Rossa, ma pare che ce ne fossero varie. Ma la sua era la Volante Rossa, dei suoi uomini, insomma, e il più audace di tutti era il noto Armando Rossi Racani, che era da un'audacia senza fine, che ogni volta che vedeva un fascista gli prudevano le mani. E difatti lui andava appunto, quando vedeva, si appostava, quando vedeva un fascista, se andavano uno o due, si appostava e gli spaccava la testa con una spranga. E una volta a momenti lo prendono. E si è buttato nella darsena per un pelo, e fece tutta la darsena a nuoto, rincorso dalle pallottole del mitra di uno che si era salvato, e ha fatto tempo a gridare e far accorrere i gendarmi, la polizia, SS, non so che fossero, fascisti. Durante tutti questi molti mesi di lotte, inevitabilmente molti compagni vennero uccisi nelle varie guerriglie, oppure anche catturati e torturati. Lui stesso a un certo momento venne preso e incarcerato a San Vittore, dove si creò subito una rete di informazione, perché si capiva subito chi erano i politici e i detenuti comuni, e fra i politici a un certo momento ci si conobbe tutti. Dopo vario tempo che era lì, preso come tanti altri compagni, preso, torturato, bastonato per cercare di cavargli dalla bocca nomi, informazioni, cose che lui resistette a tante sevizie, è capitato un giorno per caso, vicino a un soldato tedesco, che lui disse una frase in tedesco citando il Fausto di Goethe. Questo andò a riferirlo al comandante, che lo mandò a chiamare, e fecero una chiacchierata. Lui, siccome era una persona molto colta e sapeva 4-5 lingue, ed era innamorato anche appunto di Goethe, e lo disse che era un cultore della lingua tedesca e della sua cultura, cosa per cui venne preso a ben volere e venne dato ordine
è nato ordine di non toccarlo. Approfittando di questa situazione e anche di un incontro fatto con Rauf, che voleva conoscerlo, lui dette a bere di essere anche inviato anche da Mosca e di avere dei contatti fuori, per cui potevano servire sia i tedeschi che i fascisti questi contatti che aveva lui. Dopodiché ovviamente varie giornate che riuscive, fu anche liberato, ma poi ripreso da altre bande, mi pare. E purtroppo nei giorni dell'insurrezione lui era ancora incarcerato a San Vittore, e anzi d'accordo con molti compagni e d'accordo con questore Bettini, che l'avevano tirato dalla loro parte facendo intendere che l'avrebbero salvato dopo l'insurrezione e l'arrivo degli angloamericani, si impossessarono con varie manovre, uccisioni di guardie o di cose tedesche, della carcere di San Vittore nella notte fra il 24 e il 25 aprile. E quando arrivarono, che entrarono da varie parti di Milano, arrivarono quelli dell'altro Pavese, che erano le brigate Matteotti, entrarono a Milano, poi dall'altra parte di Milano la Guardia di Finanza prese possesso di alcune cose, loro avevano già in mano San Vittore e liberarono tutti i detenuti. Beh, il mio antifascismo ha origine di famiglia, diciamo, perché sia mio padre che i miei parenti paterni erano tutti antifascisti, che anarchici, comunisti, ma comunque tutti antifascisti. Sono entrato nella resistenza attiva nel 43, ancora prima di cadesse, alcuni giorni prima di cadesse il fascismo, perché sono disertato dall'esercito, dove ero a Verona, e quindi sono trovato subito a Milano in contatto con gli antifascisti di allora. Allora si faceva in quel periodo propaganda, manifesti, giornalini clandestini. Dopodiché è venuto il periodo dell'occupazione tedesca, e col golpe tedesco è cominciata la lotta armata. Le formazioni libertarie, per la sua caratteristica politica, non erano bene accetti dal CLN, per cui ci dovevamo da fare un po' con questo e un po' con quelli, finché abbiamo trovato poi un accordo col Partito Socialista di unificare le nostre formazioni alle loro, cioè alle formazioni Matteotti. Da principio eravamo misti con gli altri socialisti, repubblicani e comunisti. Poi, per questione ideologica, dato che alcuni erano piuttosto settari, altri no, come ho detto prima, ci siamo avvicinati alla formazione socialista, i quali operavano anche loro alla sera, soprattutto con azioni di disarmo dei tedeschi e dei fascisti. Eravamo anche in collegamento con dei semplici ladri, dei comuni ladri, che disarmavano i fascisti e poi ci vendevano le armi a noi, e noi le compravamo perché ci facevano bisogno. Le formazioni erano gruppi di 5, 10, 15 al massimo. C'era Perelli, commissario politico, Mantovani e Michele Concordia, commissari militari, diciamo, comandanti militari. Ma non c'era una vera gerarchia, praticamente le cose si affrontavano con decisioni comuni, soprattutto dei più anziani, quelli che erano più preparati in certi problemi. E la sera si andava in giro per incontrarci con le pattuglie nazifasciste, e quindi succedevano le relative sparatorie e disarme quando qualcuno non ci lasciava la pelle. Ho partecipato ad azioni di sabotaggio su strade ferrate, centraline elettriche, tralicci elettrici, centraline elettrici e tutta la roba del genere. Anche materiale che veniva fuori dalla OM e dalla Brombaveri veniva sabotato, d'accordo che io portavo il materiale, d'accordo con gli operai interni della fabbrica. Dopo la liberazione, le armi, tutte le armi che avevamo, le abbiamo nascoste io e mio padre in una baracca che c'era in mezzo alle campagne di San Giuliano Milanese. Se non che qualche tempo prima, per cui noi abbiamo dovuto essere latitanti, fino a che poi è arrivata l'amnistia Togliatti e fra i fascisti ha amnistiato anche noi. E naturalmente c'è stata una spiata, perché le spie non mancano mai in nessun posto. Dunque, è cominciato spontaneamente da ragazzo a 15-16 anni,
Si vede che ero predestinato un po' ai manifesti, e più che altro ai manifestini, manifesti di formato piccolo che si possono mettere nelle mani degli altri, diritto o legge, no? Questa è stata la forma così di propaganda e di attività antifascista che ho avuto, anche perché io ero un tipografo compositore, mio papà era un tipologo stampatore, e da qui è venuto un po' anche la corrente che ci ha portato a dare la centralità ai manifesti per l'attività antifascista, insomma, no? Che i miei primi ricordi sono del 39-40, quando Ribbentrop è venuto a Milano per il patto d'acciaio, che si è stampato un manifesto contro il patto infame, che allora per mezzo soprattutto di mio papà, era molto amico di molti vecchi repubblicani, che i vecchi repubblicani erano rivoluzionari, avevano tradizioni, avevano tutta una cultura rivoluzionaria, i Mazzignani arrabbiati, eccetera. C'era l'avvocato Re, che poi dopo è diventato un assessore qui a Milano, c'era un certo Razzini che poi dopo ha organizzato il Partito Repubblicano qui a Milano, che noi avevamo aderito come libertari e sindacalisti rivoluzionari. Avevamo aderito al Partito Repubblicano dopo l'8 settembre, no? Prima avevamo dei rapporti personali con questi vecchi repubblicani e anche qualche vecchio anarchico, mi ricordo di un certo Angelini di Cesenatico, eccetera, che insomma lavorava con noi, poi un altro che era un muratore. Tutti i vecchi anarchici, i vecchi repubblicani, e ci trovavamo, eravamo in una stessa matrice culturale, insomma, no? Dopo settembre si è passati, abbiamo avuto proprio l'organizzazione del Partito Repubblicano e ci siamo collegati alle Brigate Mazzini, no? E parlerò però di tutte queste attività di manifesti e di propaganda antifascista, parlerò di un manifesto che può essere, un manifestino che può essere più significativo, che è quello sulla Lee Marlene, la parodia della Lee Marlene. Avevo cambiato le parole adattandole alla musica, che era una musica aveva una cadenza di marcia, no? Ma una marcia che con una vena di tristezza, no? Ecco, come dicevo prima, cantava la tristezza e cantava la crisi del soldato tedesco, la Lee Marlene, anche nelle sue parole proprio originali, no? E noi in questa tristezza, in questa crisi del soldato tedesco abbiamo visto la rinascita del mondo, insomma, no? Crollando il soldato tedesco poteva rinascere il mondo. Abbiamo fatto il canto della rinascita sulla Lee Marlene, ha avuto proprio una fiammata, come davo il manifesto a un singolo o a gruppi, lo cantavano dappertutto, dove lo potevano cantare lo cantavano. E, come detto prima, anche perfino i poliziotti quando mi hanno arrestato, e, malgrado la diffusione che avevamo dato, la distribuzione di questi manifesti, eccetera, sono andate anche in mano a gente che sapevamo che avevano simpatie col fascismo, col Duce, perché eravamo ancora nel 41, alla fine del 41, inizio del 42, la guerra andava ancora bene, i soldati italiani marciavano verso il Cairo, i soldati tedeschi marciavano verso Stalingrado, la guerra era ancora nella sua fase ascendente, dove in Italia c'era ancora quella passiva adesione alla guerra e al fascismo. Eppure non è venuta la denuncia da questi quasi fascisti, insomma, che c'erano, che accoglievano con questa canzone, la cantavano anche loro, insomma, quando ce l'avevano nelle mani. No, è stato un agente dell'ora che lavorava come meccanico tipografo, che mio papà lavorava alla Corbaccio, alla casa editrice Corbaccio, e è andato lì questo tecnico delle macchine per aggiustare la macchina, e ha detto: tu che giri per le fabbriche, per le tipografie di Milano, distribuisci queste canzoni, eccetera, no? Ora ha preso i manifesti e li ha portati a Louvre, che era in Mario Pagani, e ci ha arrestato loro, poi dopo c'è stato tenuto in galera 5-6 mesi. Poi dopo c'è stato il processo, ci ha condannato a 5 anni di confini, ci ha mandato a Tremiti. Collegato a questa canzone c'è questo seguito, insomma, no?
Però sono stato, ho avuto una fortuna incredibile, perché proprio cadeva il ventennale della marcia su Roma e c'è stata un'amnistia. Alla fine dell'anno, alla fine del 42, sono stato amnistiato e sono ritornato a Milano. Lì poi ho ritrovato degli amici anche comunisti che ho conosciuto in carcere a San Vittore, quando ero a San Vittore, e ci siamo riorganizzati. È stato un periodo interessante, perché da una parte mio papà si è venuto in casa un personaggio interessante, insomma, che era un gerarca di alto bordo, che era stato ambasciatore in Francia per conto del regime, eccetera, e che con la scusa di voler conoscere mio papà, che siccome aveva saputo che era stato amico di Mussolini quando Mussolini era rivoluzionario, eccetera, con questa scusa a un certo punto, una volta, due volte, tre volte, alla fine si è sbottonato e ci ha detto che avevano in corso un'Antitalia, stavano preparando un colpo di mano nel triangolo industriale Milano-Genova-Torino. Erano coinvolti elementi dello Stato Maggiore, dell'esercito, elementi industriali, insomma, eccetera, e avrebbero avuto bisogno dell'adesione delle masse popolari. Una risposta anche delle masse. Quando si sarebbe realizzato questo colpo di mano, era necessaria anche una rispondenza da parte delle masse popolari, per quello che cercava mio papà come vecchio sindacalista, eccetera, no? E si tenevano delle riunioni in piazza, nel passaggio centrale di Piazza del Duomo, che c'era un dottore, un certo dottor Ferrari, che poi poverino l'hanno arrestato, l'hanno mandato in Germania, è morto in Germania. E una riunione che figura, lui aveva un gabinetto suo professionista, della sua professione, lui si professava medico naturista, e quelle riunioni, che si facevano abbastanza anche numerose, le giustificava e le legalizzava come riunioni naturiste, no? E lì partecipavano, nessuno diceva il suo nome, però da come parlavano, dagli tipi di interventi che c'erano, si capiva che erano elementi militari e industriali, e c'erano anche elementi politici di sinistra, da modo come parlavano, eccetera, no? Comunisti o socialisti, eccetera. Comunque nessuno diceva il suo nome in quelle riunioni. Si parlava di problemi attuali, cioè di quello che si poteva fare nel caso di un rovesciamento della situazione, di problemi più urgenti da affrontare, eccetera, no? E questo era nel 43. Mentre mio papà aveva questo giro, no, di alto bordo, io avevo ripreso con elementi che ho conosciuto a San Vittorio, tra cui un certo Maffessone, che era un comunista proprio professionista proprio del Partito Comunista. E con lui avevo fatto della propaganda molto intensa, no? Si andava in giro di sera in 4-5, di sera c'era lo scoramento, no? Uno andava avanti, apriva le porte dei bar, che erano piene di gente, e gli altri dietro, quando passavano, gettavano dentro i manifestini, e poi si andava via, si cercava di sparire, roba di questo tipo. Oppure si andava in giro con delle lastre di zinco scavate, no? Con dei motti antifascisti, insomma, pane, pace, come ricordo, pane, pace e libertà, una bella lastra di zinco, se andava in giro di sera uno con il pennello e la vernice, l'altro con la lastra, poi un altro che teneva un po' controllata la situazione, si appoggiava la lastra contro il muro, scegliamo dei muri un po' che si prestavano di più, poi delle belle pennellate restavano proprio con questa vernice che era indelebile proprio. Che è rimasta molti anni dopo la guerra ancora, Porta Romana, Porta Cinese, tutte queste zone tutte piene, pane, pace e libertà, pane, pace e libertà. Propaganda che poi, mi ricordo che una sera è venuto a trovarci questo Ugo Nanni, questo tipo, questo personaggio, no? Che mi è venuto a trovarci, e mentre parlava diceva: pensare che ci sono degli incoscienti che vanno in giro la sera, no? A buttare i manifestini nei bar, no? E a verniciare i muri con delle parole così antifasciste, così, no? Sono degli incoscienti, perché rischiare la vita questa maniera per niente, perché non combinano niente con queste cose qui, non vuole buttarsi via proprio, buttarsi via per niente, no? Eccetera, no? Anzi, poi mi ha detto: adesso la polizia andrà in giro, adesso li prenderanno, perché la polizia è già disposta ad andare in giro con dei fari laterali, attraversano le vie con dei fari laterali dalle macchine, in modo che se loro sono lì a impastare i muri, li vedono subito. No? E tu quanti anni avevi allora?
Dunque ho 19 anni, nel 43, no, 20, sui, sul principio 19-20 anni. Ecco, gli scioperi vengono dopo i bombardamenti di Milano, che mi hanno buttato giù la casa dove abitavo con i miei genitori e abbiamo dovuto sfollare all'Imbiate. All'Imbiate ci siamo poi ricollegati col Partito Repubblicano, che all'Imbiate aveva dei buoni nuclei. Poi c'erano i nuclei delle Brigate Mazzini, sempre lì all'Imbiate, Varedo, in quella zona lì. No? Ci siamo collegati con loro. E abbiamo collegato quello che era l'azione propagandistica di manifesti eccetera all'agitazione sindacale, perché c'era un malcontento estremo nelle masse in quel periodo, mancava di mangiare, le paghe erano bassissime anche per l'inflazione, che è un'inflazione selvaggia, no? E poi c'era un disordine enorme nell'organizzazione del lavoro, noi lavoravamo nell'ospedale di Mombello, che era un ospedale con una massa di infermieri, centinaia di infermieri, centinaia di operai anche, perché c'erano i servizi generali dove c'erano gli elettricisti, i muratori, eccetera. C'era anche la tipografia, naturalmente. E c'era un malcontento molto forte, sia per la questione della paga, che era una cosa addirittura irrisoria, sia anche per il disordine nel lavoro, in quanto c'erano gli infermieri, che quelli che facevano l'infermiere erano pagati come i servienti, quello che facevano l'operaio era pagato come garzone d'operaio, e via, insomma, c'è tutto un disordine, un malcontento fortissimo. E allora lì si è raccolto tutte quelle che erano i motivi di malcontento, si è fatto un esposto, allora, abbiamo aperto una questione, insomma, no? Sia pur dietro la parvenza legale, perché noi abbiamo fatto un esposto al direttore dell'ospedale, all'economo dell'ospedale, facendo presente i punti su cui concordare una soluzione, perché insomma erano cose sbagliatissime, insomma, no?